Dunque, tu sei uno dei due autori di Pensare come le montagne, intanto perché questo titolo? Il titolo è stato pensato per un motivo semplice, che è quello per cui bisogna, secondo noi, assolutamente in questo periodo guardare lontano, in lungimiranza, cosa che non si fa assolutamente adesso perché se si guarda per esempio alla situazione politica o agli interventi che vengono fatti non si pensa assolutamente a quelle che sono le problematiche che riguarderanno i nostri figli, i nostri nipoti, quindi non si guarda assolutamente in lungimiranza, lontano, in prospettiva, si guarda forse a stasera, ai prossimi 5 minuti e non si capisce, non si interviene su tutto quello che potrà invece essere importante per noi adesso e anche per le future generazioni. Quindi bisogna guardare lontano, quindi pensare come le montagne, e questo è un primo aspetto. L'altro aspetto è che in questo periodo e per il prossimo tempo che verrà, la situazione è estremamente difficile, critica, e quindi bisognerà sicuramente essere il più possibile stabili e quindi non farsi spazzare via da quegli sconvolgimenti che avremo da ogni punto di vista, perché appunto la situazione che ci si prospetta è molto difficile, quindi bisognerà essere stabili come le montagne. All'interno del libro, insomma, un concetto molto forte è quello della decrescita. Ci puoi spiegare appunto cos'è la decrescita? Sì, per spiegare cos'è la decrescita bisogna capire prima cos'è la crescita. La crescita sostanzialmente è la produzione senza freno di beni, merci, che ormai sempre più spesso sono inutili o superflui. Purtroppo la crescita viene data come la soluzione di tutti i problemi, invece la crescita è il problema. Quindi decrescere significa cercare di dare delle soluzioni vere. Fermare questa produzione infinita di merci inutili, superflue, che poi producono montagne di rifiuti. Noi sul libro mettiamo vari dati relativamente a quello che è la crescita. Un dato diciamo impressionante fra i tanti è quello che nell'Oceano Pacifico è stato scoperto il cosiddetto settimo continente, cioè un'area di 3.500 km di diametro. Fatta tutta di rifiuti di plastica alta 30 metri, profonda 30 metri, e questo è uno dei prodotti della crescita, cioè produciamo delle merci assolutamente che hanno vita brevissima, che buttiamo nel più breve tempo possibile e che vanno ad aumentare le discariche o addirittura appunto le discariche se va bene, poi se non va bene la discarica diventa il mare. Oppure ancora peggio alimentare gli inceneritori, che sono un'altra delle conseguenze della crescita che viene data appunto come soluzione, ma non lo è solo il problema. Quindi decrescere significa porre un freno a tutto questo, invertire la rotta e darsi finalmente delle possibilità come genere umano, perché se continua così l'unica fede indiscutibile è quella della crescita e quindi del dio denaro, la situazione sarà sicuramente sempre più difficile e complicata da risolvere. E appunto all'interno del libro, quindi voi date anche delle soluzioni pratiche per mettere poi in atto questa decrescita. Cioè, diciamo la seconda parte del libro che è più pratica, no? Ci puoi spiegare un po'. Sì, questo è uno dei motivi per cui abbiamo anche scritto questo libro, perché con Valerio Pignatta, che è l'altro autore, con cui ci conosciamo da tanti anni, abbiamo letto tantissimo, insomma, è quello che ci colpiva rispetto a questi temi è che sì, ci sono i cosiddetti teorici della decrescita, si parla tanto di questi temi, però appunto se ne parla, è tutta teoria nella maggior parte dei casi, invece c'è molto bisogno di agire. Quindi noi abbiamo fatto nella prima parte del libro c'è l'analisi complessiva della situazione dal nostro punto di vista, che è appunto un'analisi politica, economica, sociale. Facciamo anche analisi dei media, della realtà virtuale, e poi nella seconda parte ci sono le azioni pratiche che si possono fare, analizzata la situazione, che cosa si può fare concretamente tutti i giorni, che cosa si può fare mettendosi assieme agli altri. Diamo tutta una serie di soluzioni pratiche per intervenire concretamente nella realtà e cambiarla in meglio. Cambiarla in meglio significa cambiare la propria qualità della vita, cambiare in meglio l'ambiente vicino a noi e circostante, perché qualsiasi nostra scelta ha comunque delle conseguenze che sono vicine e anche lontane, indirettamente, e quindi le soluzioni che diamo sono alla portata di tutti e finalmente che questa decrescita diventi anche qualcosa di praticabile nella vita di tutti i giorni.
Per finire, insomma, tu invece, Paolo, stai già mettendo in pratica questi principi, queste soluzioni che poi avete anche inserito nel libro. Come stai mettendo in pratica la decrescita nella tua vita personale? Sì, la decrescita secondo noi non è uno slogan, è qualcosa di ben definito, ben chiaro. Sia io che Valerio Vignatta abbiamo fatto varie esperienze e abbiamo messo la cosiddetta decrescita, che poi è da qualche anno che viene chiamata così, però diciamo una vita, chiamiamola alternativa, è stata la nostra vita quotidiana, quindi abbiamo riportato quello che noi abbiamo sempre fatto, insomma non sono esperienze che sono state fatte da altri e poi noi abbiamo riportato, quindi molto si basa sulla nostra esperienza. Tra l'altro, per quello che riguarda lui, l'esperienza di un genitore con quattro figli che sono tutti ancora, che abitano ancora con loro, con lui e la compagna, quindi tutti a casa, quindi un esempio molto concreto di praticare la decrescita anche con una famiglia numerosa, quindi come diceva, beh, magari un single può fare alcune cose, altre no, invece loro lo fanno con una famiglia numerosa. E per me personalmente una delle prime cose che io ho fatto fin da subito, da quando ho finito i miei studi, è stata quella di cercare un lavoro che fosse in linea con i miei ideali, che io penso che sia uno dei gesti di decrescita migliori che si possono fare o più utili, perché il lavoro occupa tantissima della nostra vita, tantissimo tempo della nostra vita, e quindi fare un lavoro che sia in linea con i propri ideali e che non sia possibilmente devastante per il mondo o le altre persone è fondamentale. Io da molti anni mi occupo di energie rinnovabili, risparmio energetico, efficienza energetica e comunque soprattutto di quello che è la salvaguardia ambientale in genere, e ne ho fatto il mio mestiere assieme anche a altre persone all'interno dell'associazione Paea per la quale lavoro, e quindi questo mi è sembrato già un passo importante. Poi per quello che riguarda le scelte quotidiane, ovviamente io ho il mio piccolo orto, mi autoproduco tanta dell'energia che mi serve, perché appunto uso solare, legna, e quindi anche nelle scelte di tutti i giorni cerco di mettere in pratica tutto quello che noi scriviamo qui, con appunto variabili rispetto a una situazione o l'altra, però e lo faccio perché vivo meglio, non perché devo fare un fioretto. Tra l'altro analizziamo molto sul libro gli aspetti relativi al cambiamento, perché il cambiamento non deve essere mai uno sforzo, il cambiamento deve essere una cosa che parte da dentro e che si fa perché appunto si pensa di migliorare la propria qualità della vita, di stare meglio e in più di avere dei vantaggi anche complessivi, perché appunto se io mi coltivo le mie verdure nell'orto, non uso concimi chimici eccetera, oltre che avere una qualità migliore della vita, perché le cose che mi coltivo io saranno di buona qualità, non inquino il mondo proprio perché non uso concimi chimici o cose di questo tipo, quindi insomma sono tutte cose collegate che possono essere utili sia per se stessi che per gli altri.